Sì, ma capovolto. E come mai lo disegnano capovolto? Perché sta tenendo le istruzioni al contrario. Questa è la spalliera e va così. Sì, ti aiuto? No, ho capito. Vai, vai. L'hai montato al contrario. Ancora? Non è vero. Scusami, questa va qua. Se no poi, dove la metti la testa? Sì, che cambi? Beh, è meglio mettere la testiera dietro la testa, no? Che problema c'è? Giriamo il letto. Se lo giri si vede il truciolare, non è rifinito. Vabbè, ma chi se ne accorge? Io! A parte te, è un letto, sta in una camera da letto. Mica è un divano che lo vedono tutti. Ok, allora in bagno mettiamo un secchio al posto del vate. Che c'entra? Questo non lo vede nessuno. Non c'entra niente, Paola. Anzi, guarda, facciamo così, facciamo a meno del bagno. Quando ci scappa, apriamo la finestra e la facciamo direttamente in strada. Dai, Paola, non voglio passare tutta la giornata a montare questo letto. Teniamocelo così. Che fai? Sto preparando la lezione per domani. Perché un insegnante di educazione fisica si prepara la lezione? Certo, non sai quello che ti chiedono oggi gli alunni. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Capoeira. Lui lo fa facendo dei gesti sul palco. Li trovo terribili, ma lui lo fa così. Nel senso, ha deciso di farlo così. Però fa dei gesti molto. Perché secondo me anche lui soffre un pochino la condizione mite sfigata del personaggio. Allora tende a. Però è carino perché crea comunque un cortocircuito fra un personaggio che è mite e lui che cerca di non farlo mite. Quindi diventa il vorrei ma non posso che è nel testo. Quindi è interessante un po' la Woody Allen. Vai avanti. Finito. Benissimo. Sì, no, bello come lo fate.